E questi sono Mahmood e Blanco con Brividi sulla prima radio della capitale. Questa è Radio Roma, il programma che state ascoltando o vedendo anche su Supernova TV. È Roma di giorno. Noi siamo in collegamento con Paolo Bianchini, presidente di Mio Italia, il movimento Imprese Ospitalità. Buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, negli ultimi tempi io ho un po' risentito tutti i presidenti delle varie associazioni, confederazioni, tutti quelli che un po' sono stati colpiti da questo ritardo nell'allentamento delle misure, che lo ricordiamo ad oggi 23 marzo, perché io sento in giro che è tutto finito, non è finito nulla in realtà, perché comunque le norme ancora ci sono e sono le più stringenti al mondo. Tra una settimana ci sarà un allentamento, che però è comunque un allentamento, rimane, siamo ancora indietro rispetto a tanti paesi europei e del mondo, anzi a tutti, e questo è una considerazione che posso condividere appunto con chi si occupa di ristorazione e con chi rappresenta anche il mondo di chi accoglie clienti all'interno dei propri locali. Allora sì, diciamo allentamento finto, le confederazioni alle quali facevi riferimento, che oggi si lamentano per il mantenimento del Super Green Pass, erano le stesse che festeggiavano a luglio, quando è stato introdotto questa misura del Super Green Pass. Quindi mi sembra un po' diciamo in ritardo il contestare una misura che poi abbiamo visto di sanitario non abbia avuto nulla, ma è servita soltanto come mezzo di controllo sociale. Oggi noi siamo a un allentamento finto, come dicevo, perché comunque tutti quelli che sono i turisti che arrivano dall'estero, gran pochi a causa della guerra, e i cittadini italiani ad esempio non possono accedere senza Super Green Pass all'interno dei ristoranti e bar al chiuso, mentre per esempio negli alberghi ci possono andare tranquillamente, di fatto continuando a penalizzare chi non ha struttura all'aperto, e purtroppo ce ne sono tante. Non prendiamo ad esempio soltanto la città di Roma, ma nella mia città, Viterbo, oppure in tutte le città che stanno sull'Appennino o sulla parte, diciamo, frontaliera con Francia, Svizzera, Austria, Slovenia come confine, che hanno appunto la doppia mazzata, perché gli italiani vanno a mettere benzina e a mangiare al di là del confine e i turisti di queste quattro nazioni non vengono in Italia. Cioè, sono state fatte e prese una serie di scelte che avevano l'apparenza di misure sanitarie non accompagnate da misure economiche, perché io penso che anche mia figlia di 16 anni capisce che se ci sono delle restrizioni a delle attività da parte di uno Stato, lo Stato deve provvedere a coprire quelle perdite che queste restrizioni producono. Questa roba non è avvenuta. Il governo Draghi, da quando è arrivato, ha tolto i crediti di imposta sugli affitti, ha fatto ripartire le moratorie su mutui, ha fatto ripartire rottamazioni e saldo e stralcio, non ha dato cassa integrazione Covid e soprattutto, cosa ancora più grave, non ha dato un centesimo di ristoro alle aziende. Quindi, oltre ad aver distrutto un tessuto socio-economico fondamentale, quale quello del turismo, per l'economia italiana e tutto il suo indotto, naturalmente, che ruota intorno al turismo, sta facendo e continua a fare ulteriori danni con un'improvvisazione, con un'incompetenza spaventosa. Da ieri abbiamo scoperto anche avere un governo guerrafondaio, dopo le parole di Draghi recitate alla Camera dei Deputati. Quindi sono molto preoccupato per il futuro, perché comunque oggi non vediamo luce. Cioè, noi aspettavamo la fine della pandemia come una manna dal cielo. Oggi, con la situazione della guerra in Ucraina, si sta complicando tutto e veramente non vediamo luce in fondo al tunnel. No, e soprattutto non se ne vedrà nemmeno nel prossimo mese, perché, come hai ricordato tu, ci sono tantissimi locali che poi magari, visto che da una parte lo stato d'emergenza è finito e quindi vanno rimossi per esempio i tavolini all'aperto, vanno rimosse tutte quelle norme speciali, no, che erano state fatte, Deor sta per essere rimosso tutto, quello che invece non è rimosso per gli italiani e solo per gli italiani, a dimostrazione che effettivamente poi non può essere considerata più una misura sanitaria. Tanto che, per esempio, se non lo so, faccio un esempio molto semplice: se Francesco, italiano, che ha fatto due dosi, ha deciso di non fare la terza, o che si è ammalato da più di sei mesi,
lui non può entrare in un ristorante, un tedesco che ha fatto zero dosi e non si è mai ammalato può entrare in un ristorante. Allora, esattamente. Cioè, che motivo c'è di questa cosa? Non si è capito, oltre al fatto che effettivamente poi soprattutto nei luoghi e nelle cittadine più piccole, magari dove già c'è meno turisti e si continua a lavorare, no? E si è sempre lavorato con gli italiani, entrare al chiuso non si può, e non è che poi aprile sia necessariamente un mese così caldo che uno la sera anche sull'Appennino, piuttosto che come hai citato tu nei luoghi di frontiera, voglia stare a cena fuori di sabato a 5-4 gradi. Quindi la situazione di fatto non è cambiata granché. Ieri sera a Viterbo erano 6 gradi, però a prescindere da questo c'è proprio la mancanza di attenzione nei confronti di un settore importante e strategico come il nostro, e lo dimostra ad esempio anche il fatto che il decreto sulle accise, sulla riduzione dell'IVA sul carburante, che avevano sbandierato naturalmente a 4,20 e che ha diminuito oggi di 30 centesimi il prezzo del carburante, ad esempio non è entrato in vigore subito perché il decreto attuativo non l'hanno potuto fare subito, e anche questione, cioè 2-3 giorni significano rimettere in moto ad esempio gli autotreni, perché non avevano fatto una considerazione, cioè quella della riserva di carburante che i distributori avevano all'interno dei serbatoi dei distributori, che erano stati acquistati con le vecchie tariffe. Quindi siccome questa è gente che è scollegata dalla realtà, cioè non vivono la realtà, siccome stanno dentro quel palazzo dorato e in quel palazzo campano con 20k, tradotto 20.000 euro al mese, non hanno la percezione di cosa significhi pagare un mutuo, pagare una bolletta, pagare degli stipendi, pagare un affitto, pagare i fornitori e così via. Quindi che cosa fanno? Cercano di tamponare sempre l'oggi mai pensando al domani, e questa è la cosa più grave, perché noi siamo in un periodo di stagflazione totale. No, ma infatti quello che è venuto in mente a tutti stamattina vedendo la benzina 1,7 invece che a 2,2 è il fatto che se tutto questo veniva fatto, no, 2 settimane fa, non si arrivava semplicemente a dover pagare prezzi allucinanti che hanno portato, o per speculazione, quello che volete, cioè non ha importanza. Ha importanza il fatto che famiglie che arrivano a fine mese per un pelo hanno sopportato un aumento che le ha condizionate in maniera importantissima, che aziende che già erano sul punto di chiudere hanno preso un'ulteriore botta, e bastava anticipare, no? Piuttosto che aspettare fino a che arrivasse a prezzi allucinanti mai visti da nessuna parte in Europa, per poi tornare indietro da un giorno a un altro. Se si poteva fare, bastava farlo il primo giorno, non aspettare 2 settimane. Ma soprattutto bastava impedire questa speculazione che si sta facendo sul petrolio, ad esempio, perché il prezzo del petrolio non è altissimo. Il prezzo del petrolio e del diesel e della benzina naturalmente schizza in alto. Perché? Perché naturalmente c'è chi sta speculando facendo magazzino di materia prima, pensando a tempi più bui, perché naturalmente dall'Ucraina e dalla Russia non arrivano buone notizie, e quindi c'è chi sta speculando sulla nostra pelle e lo Stato sta incassando, perché da questo punto di vista dobbiamo essere chiari, amici miei, lo Stato da questa benzina a 2,20 euro, 2,30 euro ha incassato soldi, quindi è complice di questa speculazione che è avvenuta in questi mesi, perché comunque noi la benzina a 1,30 euro non la vedremo mai più. È questo il punto, perché noi dici adesso hanno arrivato sì 30 centesimi fino al 22 aprile, e il 23 aprile che cosa succede? Rischizza subito a 2,30, 2,40 se non di più? Cioè è questo che un governo come quello che naturalmente abbiamo noi, e che quindi risponde evidentemente a delle logiche di mercato che non sono del mercato italiano ma del mercato internazionale, non ha capito, perché oggi noi paghiamo decine di centesimi sulla benzina di accise, e queste accise potevano essere tranquillamente tagliate, sospese per tutto questo periodo della guerra. Lo Stato non incassava, ma dava la possibilità alle imprese di fare economia, di fare gettito, di fare PIL, di versare IVA, di pagare le tasse e di soprattutto non licenziare le persone. Questo è quello che fa un governo serio. Noi purtroppo abbiamo un governo poco serio. Grazie, ma il tuo punto di vista è chiarissimo. Poi io adesso su per quel che riguarda la questione benzina c'è un'evidenza, che è quella che alcune decisioni potevano essere prese sicuramente con più prontezza, limitando i danni soprattutto per chi è più in difficoltà. Per il resto vedremo come andrà, anche perché la situazione mondiale
non riusciamo a condizionarla sicuramente noi, però vedremo come andrà a finire, anche perché qui ci si illude veramente tutti che tra 10 giorni sarà tutto finito, mentre quello che vediamo dalle immagini e quello che ci dice anche storicamente quello che è l'ultimo o gli ultimi conflitti che durano anche da 70 anni, cioè Israele e Palestina fanno guerra da 75 anni e noi ci illudiamo che domani l'Ucraina torna a essere un paese ricco, florido, che lavora, che fa tornare le persone a casa. Veramente sento delle narrazioni che sono fuori da questo universo, però noi dobbiamo chiudere perché siamo anche in ritardo. Grazie mille a Paolo Bianchini, torneremo magari a sentirci prossimamente, presidente di Mio Italia, il movimento Imprese e Ospitalità. Noi ascoltiamo una canzone di Arabre de Pale e poi torniamo per i saluti.